La Virtus Lanciano si gode il momento esaltante in campionato con il secondo posto in classifica a 12 punti insieme al Cesena, prossima avversaria del Pescara, e da soli 2 punti dall'Empoli capolista. Dopo 6 giornate i frentani sono ancora imbattuti con la difesa meno perforata della Serie B, solo 3 reti al passivo, e qualcuno in città inizia a sognare il salto nel massimo campionato, si parla già di Serie A. Il tecnico Marco Baroni, capace di dare ai suoi ragazzi un gioco efficace e concreto, che ha consentito di superare l'Avellino, conquistare un pareggio in trasferta con il Latina e sempre in trasferta di espugnare lo stadio Menti di Castellammare con l'ostica Juve Sabbia, continua a professare umiltà e sottolineare la necessità di restare con i piedi per terra. Ma è indiscutibile che la squadra rossonera ha dimostrato di possedere delle certezze come la difesa, sempre molto attenta, che concede poco o nulla agli avversari, e poi la garanzia di avere un portiere come Luigi Sepe, giovane ma di grande talento, non subisce marcature, lo ricordiamo, da oltre 360 minuti, una garanzia per tutto il pacchetto difensivo. La Virtus Lanciano fa sognare i propri tifosi ma resta ancorata alla realtà, che nel concreto si traduce nell'impegno di sabato prossimo, quando allo stadio Biondi arriverà il Bari, bestia nera dei frentani. Lo scorso anno, come si ricorderà, i pugliesi sconfissero la Virtus sia all'andata con un secco 3-0 che nella gara di ritorno con l'amara rimonta al San Nicola, con i pugliesi sotto di 3 gol, capaci di ribaltare l'esito dell'incontro vincendolo con il risultato di 4-3. Brutti ricordi che i tifosi chiedono di cancellare già sabato prossimo. Un incontro impegnativo, visto l'ottimo momento del Bari, reduce dai successi importanti come quelli di Pescara e Palermo, ma il tecnico Baroni non si scompone più di tanto, confidando nella sua capacità di saper affrontare gli impegni, anche quelli più impegnativi, preparando al meglio la sua squadra.